Ventottesima settimana, tempo ordinario, anno pari, martedì. Fede e libertà. La vera libertà ce la dona Gesù, Gesù Cristo. Ed è attraverso la fede che noi ci congiungiamo, veniamo uniti a Lui, uniti a Dio. E con questa comunione noi veniamo purificati perché Dio è puro, veniamo santificati perché Dio è santo. San Paolo ricordava questo passaggio indispensabile perché noi, ricevuta la libertà da Gesù Cristo, restassimo liberi, non più soggetti al giogo della schiavitù. Qual era la schiavitù? È il passato. E dice San Paolo, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Se uno ha fiducia ancora in un segno esteriore, la circoncisione, un segno certo sacro, ma che doveva come preparare a un segno più grande, interiore della fede, la fede che ci apre poi all'esercizio della vita di grazia. In Cristo non è la circoncisione che conta, o la non circoncisione, ma la fede. Fede come segno dell'anima. Nell'antico Israele la sacralità del corpo, corpo dell'uomo che coinvolgeva indirettamente anche la donna. Israele e la Chiesa sono stati sempre contrari alla mutilazione. Non si può mutilare il corpo. Noi facciamo catechesi e oggi da questa pagina di San Paolo, la lettera ai Galati, possiamo ben dedurre tante cose importanti per noi. Mutilare il corpo. Mai, dell'uomo e della donna, mai. Oggi si parla di una trasformazione del corpo dell'uomo in quello della donna e viceversa. È la mutilazione degli organi più intimi, sessuali, della vita. Non è lecito né dalla parte dell'uomo né dalla parte della donna. Sono sacri. Quindi la Chiesa, attraverso la parola di Dio, la Sacra Scrittura, dice no a queste mutilazioni. Il segno del corpo è un dono. Se Dio ci ha dato il corpo di uomo o il corpo di donna, sono due doni bellissimi, uno più bello dell'altro. Bisogna aiutare, nonostante la nuova situazione generata dal peccato e quindi dall'introduzione della concupiscenza, noi dobbiamo aiutare attraverso la scienza e l'uomo ad essere uomo e la donna ad essere donna. Misteri di amore di Dio, a immagine di Dio, e l'uomo e la donna. Non lottare contro l'opera di Dio. Chi dovesse lottare così a favore di queste teorie del genere o dell'alias pecca e pecca gravemente. Gesù nel Vangelo, lui che è Dio, ci libera da quella dipendenza o condizionamento di umani aspetti della religiosità, troppo umani. La religiosità legata a pratiche interminabili di recitazione, il turismo religioso, per cui uno va nei santuari solo per divertirsi, senza conversione, senza l'approccio alla confessione, senza la vita di grazia, magari vantandosi di una doppia vita. Gesù stigmatizza tutto questo. Sepolcri imbiancati. Bisogna vivere la santità, altrimenti si è come dei cadaveri ambulanti, ex cristiani che camminano verso il baratro. Gesù nel Vangelo di Luca oggi, insegnando a quel fariseo, dice: colui che ha creato l'esterno non ha creato anche l'interno, l'anima. Purificate l'interno, la vostra anima, e tutto sarà puro e mondo. Viviamo la bellezza della vita di grazia. Specchiamoci su Maria, tutta immersa nel sole di Dio, in Gesù suo figlio che si è incarnato. Il figlio di Dio si è incarnato in lei. Ogni cristiano è cristiano perché vive Gesù. Ogni cristiano è cristiano perché vive in Maria.